see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Cari amici, ben ritrovati. In questa puntata ripercorriamo la storia della motorizzazione con le vetture di marche sconosciute o non più attive da molti anni. È una scoperta anche quella della Ardea, una moto costruita in pochi esemplari e per breve tempo, ma con soluzioni all'avanguardia. A Forlì c'è stato anche il dibattito sul tema del collezionismo tra i vertici dell'ASI e i presidenti dei club federati. Il Neve Ghiaccio del Crame ha offerto una 3 giorni all'insegna del turismo culturale gastronomico e alla Trasborgaro di motocross i campioni del passato si sono sfidati sulle moto attuali. In libreria troviamo un volume su tutta la storia della Sunbeam e una vecchia foto risveglia i ricordi di Remo Venturi. Agli inizi del Novecento, la OTAV, acronimo di Officine Durkheimer Automobili Velocipedi, vettura esposta ad All Time Show a Forlì, è il risultato del lavoro di una delle numerose aziende che dimostra come non sia ancora ben definito il limite tra la produzione automobilistica e quella motociclistica. La moto dedicata alle auto delle case italiane scomparse dal mercato, oltre a farcele conoscere, ha contribuito anche ad offrire stimoli di approfondimento su questa materia, che cerchiamo di sviluppare. Mosè Massimiliano Durkheimer, detto Max, tedesco trapiantatosi a Milano nella seconda metà dell'Ottocento, è un personaggio piuttosto conosciuto tra gli appassionati di motociclette, avendo prima importato le Hilde van der Wolmuller, poi costruito le moto con il proprio nome, quindi con i marchi Stella e Astra, ma soprattutto per essere stato l'importatore delle Ariel inglesi, fino all'applicazione delle sanzioni all'Italia e la successiva politica autarchica. L'esperienza automobilistica inizia nel 1905 con la costituzione della OTAV, azienda a cui aderiscono alcuni esponenti della finanza lombarda. Il proposito è di realizzare una vettura a 2 posti di dimensioni contenute, leggera, facile da usare e con un prezzo accessibile ad una larga fascia d'utenza, uscendo da quello che è lo stereotipo delle auto del periodo. Il motore è monocilindrico verticale con misure di alesaggio e corsa di 100x110 e cilindrata di 863,5 cm cubici. La potenza è di 5,5 cavalli e il raffreddamento è a aria forzata mediante 2 ventilatori, uno esterno davanti al motore e uno azionato dall'albero motore inserito nel carter. Il cambio è di tipo epicicloidale a 2 rapporti senza retromarcia. La trasmissione primaria è a catena e la secondaria è a cinghia. La vettura pesa solo 250 kg e la velocità massima è di circa 40 km all'ora. La carrozzeria viene allestita dalla ditta Castagna di Milano, finora specializzata nella produzione di carrozze per cavalli e che in seguito diventerà una delle più apprezzate ed esclusive carrozzerie per automobili. Il prezzo di vendita di 2100 lire è uno dei più bassi del periodo e a questo proposito ricordiamo che nel 1906 la OTAV 5,5 HP conclude al primo e al secondo posto la Milano-Sanremo di 310 km nella classifica riservata alle auto con un costo fino a 4.000 lire. Di questo modello ne furono prodotti circa 200 esemplari, ma nonostante l'accordo tecnico-commerciale stipulato con la torinese Junior di Giovanni Ceirano per inserirsi sul mercato inglese, la crisi economica del periodo e le perdite d'esercizio nel 1909 impongono a Max Durkheimer di sospendere la produzione di automobili per tornare ad occuparsi di biciclette e componentistica, in attesa che nel 1927 il cugino omonimo Max Durkheimer, coadiuvato da Arturo Durkheimer, figlio del fondatore, riprendono l'attività motociclistica fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Le automobili delle aziende scomparse dal mercato non sono il frutto solo di imprese artigianali o poco più, visto che nel caso della Ansaldo ci si trova di fronte alle macchine di quello che a lungo è stato il maggior complesso metalmeccanico italiano e nel periodo tra le 2 guerre mondiali ha costruito le principali navi della Marina militare e civile italiana. L'esperienza automobilistica dell'Ansaldo inizia nel 1919 e si conclude nel 1932, anche se qualche esemplare viene assemblato sino al 1936. Ad All Time Show sono state esposte 2 versioni torpedo, la 4F del 1926 con motore a 4 cilindri in linea di 1847 di cilindrata e la 4H del 1927
con cilindrate che arriva a 1981 cm cubici. In entrambi i casi la distribuzione è a albero a cami in testa e la velocità massima di circa 90 km all'ora. Con un ansaldo, la sportiva 4C nel 1922 Tazio Nuvolari ha debuttato in una corsa automobilistica, il circuito del Garda. La storia dell'auto è ricca di corsi e ricorsi. Giovanni Cerano, di cui abbiamo parlato a proposito della OTAV, nel 1906 lascia la Junior per fondare la SCAT, acronimo di Società Cerano Automobili Torino. Sino alla Prima Guerra Mondiale l'azienda, di cui vediamo la 2535 HP Landolé del 1913, una 4007 a 4 cilindri, va incontro ad ottimi successi commerciali e agonistici, ma nel 1919 Giovanni Cerano e il figlio Ernesto la lasciano per dare vita alla nuova società Giovanni Cerano. La SCAT viene rilevata dalla Hispano-Suiza, ma nel 1922, l'anno in cui viene prodotta la 2030 HP Torpedo Sport, una 3004 cilindri con potenza di 48 cavalli a 2200 giri e velocità massima di 100 km all'ora, costruita in soli 3 esemplari, di cui questo è l'unico rimasto, Giovanni Cerano riacquista la maggioranza, prima che nel 1928 la SCAT Cerano venga rilevata dalla Fiat. Come si vede, la concentrazione verso un solo polo costruttivo è un fenomeno iniziato già da molto tempo. Ardea o Ardea? Quando le officine Safiu di Cavaria, nei pressi di Gallarate, hanno presentato la moto al Salone di Milano, in programma dal 19 al 27 gennaio del 1929, non hanno dato alcuna indicazione su dove porre l'accento, come invece 10 anni più tardi avrebbe fatto la Lancia con la sua vettura più piccola. Ma che la si chiami in un modo o nell'altro, resta la sostanza di una moto all'avanguardia, ma incapace di trovare l'indispensabile spazio commerciale per svilupparsi e continuare nel tempo. La Safiu è un'azienda meccanica specializzata nella realizzazione di componenti per l'industria automobilistica e il cliente principale è la Fiat. Per il suo esordio in ambito motociclistico si affida alla consulenza dell'ingegner Giulio Cesare Cappa, un tecnico che ha maturato grande esperienza sia in ambito motociclistico che automobilistico. Il prototipo risale al 1927 e l'ispirazione tecnica, almeno per quanto riguarda il motore, sembra quella Moto Guzzi, che seppur sul mercato da pochi anni ha già saputo conquistare importanti successi commerciali e sportivi. Con il motore Moto Guzzi non spartisce solo il cilindro orizzontale o il volano esterno, ma anche alcune delle soluzioni che sono alla base del successo stesso delle moto costruite a Mandello dell'Ario. Il motore è un 250 frutto di misura di alesaggio e corsa di 65x75 mm che con il rapporto di compressione di 6 a 1 eroga la potenza massima superiore ai 10 cavalli a 4000 giri. La testa del cilindro sono in ghisa e la forma della camera di scoppio è realizzata su brevetto dell'ingegner K per assicurare la massima elasticità di erogazione nonostante l'elevato, per l'epoca, rapporto di compressione. La distribuzione è a due valvole in testa comandate da aste e bilancieri. La peculiarità è nel gruppo di distribuzione completamente racchiuso in una scatola in lega leggera munita di un coperchio apribile per l'ispezione e la manutenzione. Questo significa che tutti i componenti della distribuzione lavorano costantemente in bagno d'olio e sono ben protetti da polvere, sassi, acqua, fango e quant'altro ci fosse sulla superficie di strade che nella stragrande maggioranza dei casi non sono asfaltate. All'alimentazione provvede un carburatore Amalo Binks fissato direttamente sul lato destro della testa. Il cornetto d'aspirazione non presenta alcun tipo di filtro, con tutti i pericoli che ne conseguono vista la sua posizione. Il serbatoio della benzina, che è già del tipo a sella, ha la capacità di 10 litri e mezzo, di cui 2 sono di riserva. In un vano dello stesso serbatoio c'è quello dell'olio, che ha la capacità di 2 kg e mezzo. La lubrificazione è quindi a carta a secco, regolata da una pompa di mandata e una di recupero. Per evitare di dimenticarsi di aprire il rubinetto dell'olio, questo e quello della benzina sono azionati da un solo manettino situato davanti alla sella. L'accensione è fornita da un magnete Bosch collocato sopra il carter e comandato da ingranaggi a bagno d'olio. La trasmissione primaria è ingranaggi con la frizione a dischi multipli a secco. Il comando della frizione è duplice, sia con la consueta leva sul manubrio che a pedale. Il cambio è azionato da una leva, che contrariamente a quanto avviene di solito è posta in mezzo al serbatoio. Anche il telaio presenta soluzioni ricercate.
è un doppio culla rigido posteriormente in tubi profilati senza saldature. È inconsueta anche la forcella con due bracci di tipo telescopico a molle interne unite a due bracci anteriori rigidi mediante biscottini oscillanti. Lo sterzo è montato su rulli conici con freno a sterzo e le ruote con freni a tamburo laterale di grosso diametro sono del tipo a perno sfilabile. Per agevolare lo smontaggio di quella posteriore, il parafango è in due pezzi. La tensione della catena si regola mediante un eccentrico racchiuso in una scatola in lamiera sul lato sinistro che contiene anche la presa di forza della corda del tachimetro contachilometri, racchiusi nel quadrante sopra il serbatoio. È un modello turistico, ma le prestazioni sono esuberanti per essere una 250. La velocità massima supera i 100 km all'ora, mentre il consumo medio è di circa 40 km con un litro. Con questa moto, nel 1930, la squadra formata da Bruno Martelli, Virginio Fieschi e Silvio Vailati partecipa alla 6 giorni internazionale, ma il primo è costretto al ritiro, mentre gli altri due vengono squalificati per irregolarità durante il rifornimento quando sono nelle posizioni di vertice. Nel 1931 la produzione non cambia e viene ottenuto ancora qualche buon risultato nelle gare di regolarità, ma a partire dall'anno successivo la produzione viene sospesa. All Time Show, oltre ad essere una galleria d'arte motoristica, come è stata definita da Bruno Greppi, uno dei responsabili della Fiera di Forlì, è anche un momento di incontro e di confronto per gli appassionati di motorismo storico. È un'opportunità di cui l'ASI, l'Automoto Club Storico Italiano, ne ha usufruito per organizzare un incontro con i presidenti di tutti gli oltre 260 club federati. Solitamente l'incontro di Forlì veniva sfruttato per distribuire riconoscimenti ai soci e ai club per l'attività svolta durante l'annata precedente. Ma questa cerimonia è stata posticipata e trasferita in altra località. Così, dopo la relazione del presidente Roberto Loi, affiancato dai membri del Consiglio, è iniziato il dibattito con i rappresentanti dei club. Il tema principale è stato quello relativo alla collezione Bertone recentemente acquisita dall'Incanto dall'ASI, o meglio ancora quello relativo alla sua collocazione. Sia per il numero che per l'importanza delle vetture è indispensabile disporre di un vero e proprio museo fruibile da tutti gli appassionati, così come la stessa struttura deve offrire spazio idoneo per accogliere altre collezioni, mostre o iniziative, come potrebbe essere una scuola di restauro, che ne facciano un centro culturale dedicato al motorismo. Una struttura che potrebbe diventare anche la nuova sede permanente dell'organismo federale. In attesa del contributo che l'organizzazione periferica dell'ASI potrà dare alla risoluzione della questione, e dopo aver conosciuto in una puntata precedente alcune delle auto della collezione Bertone, che si spera di poter ammirare quanto prima tutte assieme, a Forlì si è potuto vedere la Soignat, esposta assieme alla Genotta Kajak, realizzata su base Lancia K. La Soignat è del 2006, quando ormai la storia della Bertone è all'epilogo. È realizzata sulla base della Fiat Grande Punto ed è una coupé cabriolet caratterizzata dal tetto rigido retrattile, una soluzione sviluppata in collaborazione con la tedesca CTS, ma che è rimasta allo stadio di prototipo. Si chiama Ride Neve e Ghiaccio, la manifestazione turistico-culturale che ha aperto la stagione dei raduni del Crame, club romagnolo automoto d'epoca di Imola. Ma nome a parte, a mancare sono stati proprio i due elementi tipici dell'inverno e della stagione fredda. Anzi, con grande soddisfazione di tutti i partecipanti, le condizioni meteorologiche si può dire siano state ideali per una manifestazione che ha il piacere di guidare su strade non molto trafficate, abbinato alla possibilità di visitare località ricche di bellezze storico-culturali. Il percorso si è annodato nella zona della pianura padana a ridosso del Po, tra le province di Reggio Emilia, Mantova e Cremona, in quella che per la gente del posto è la Bassa. Il punto di ritrovo è stato fissato a Campagnola Emilia, da dove la colonna delle auto si è mossa in direzione di Casal Maggiore, il cosiddetto punto base dove gli equipaggi hanno trascorso due notti, e da Casal Maggiore hanno preso il via le escursioni turistiche. Di particolare interesse quella nella vicina Sabbioneta, che nel 2008 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dell'UNESCO di Patrimonio dell'Umanità per la sua caratteristica di città interamente nuova, costruita secondo la visione moderna e funzionale del Rinascimento. Edificata tra il 1556 e il 1591 per volere di Vespasiano Gonzaga Colonna, è stato un piccolo stato indipendente. Anche se in maniera del tutto informale,
non sono mancati gli incontri con le autorità locali. A Sabbioneta il benvenuto agli equipaggi è stato portato dall'assessore all'agricoltura e sviluppo economico Gianluca Sancono, che vediamo ricevere la targhetta ricordo del raduno del presidente del CRAME Bruno Brusa. La bellezza architettonica si è accompagnata alla varietà dei veicoli al via. La partecipazione è libera, con la sola pregiudiziale che tanto le auto quanto le moto siano costruite entro il 1975. Ma nel timore che neve e ghiaccio non fossero solo il nome del raduno, si è vista solo una moto, la BMW R90S di Renato Bignardi. Sono state oltre una quarantina invece le auto al via, con una nettissima prevalenza per i modelli del secondo dopoguerra, con una sola vettura degli anni 30, l'americana Stutz DV32, una 6500 a 8 cilindri in linea con distribuzione a doppio albero a cami in testa e 4 valvole per cilindro. Tra i modelli della scuola americana, non molto diffusi nei nostri raduni, si deve ricordare anche la Studebaker President in versione coupé Silver Oak del 1958. Anche questa è una 8 cilindri, ma V con potenza massima di 210 cavalli. Tra le macchine meno consuete nei nostri raduni non si deve dimenticare neppure la Peugeot 203 del 1958, una vettura della linea americaneggiante, ma equipaggiata con un motore 1.3 a 4 cilindri con potenza massima di 45 cavalli. Tra le fuoriserie invece, un posto speciale lo merita la Seat, allestita sulla meccanica della Fiat 1100 TV del 1954. Le auto comunque sarebbero tutte degne di essere ricordate, se non fosse che quelle citate sono le più inconsuete, mentre le altre sono più conosciute, essendo le abituali interpreti di tanti raduni per vetture di importanza storica collezionistica. In una zona dove la tradizione culinaria è da sempre uno dei fiori all'occhiello del territorio, non poteva mancare il tributo alla buona cucina, che ha raggiunto la sua apoteosi nel pranzo finale a Campagnola. E prima ancora di mettersi a tavola, per far capire, di mettere da parte ogni preoccupazione relativa a colesterolo, pressione sanguigna e quant'altro, sono bastati il nome del locale e la fotografia che ne riprende i Norcini in azione. Questo tema è stato rispettato anche nell'omaggio che è stato consegnato ai partecipanti da Gianni Torelli, che ha collaborato con il CRAME per la realizzazione di questa edizione del Neve Ghiaccio, come sentite dalle sue stesse parole. Faccio io un regalo a tutti i partecipanti, ogni equipaggio, regalo una bottiglia di Lambrusco e un salame. Il regalo più bello e prezioso comunque, Torelli l'ha fatto aprendo le porte della sua officina meccanica, che forse sarebbe più corretto chiamare atelier del restauro. Tra le auto in lavorazione è stata ammiratissima la pressoché sconosciuta americana Mercer, una 4 cilindri del 1907 che è ormai pressoché ultimata, tanto da poterla sentire in moto. Ancora più affascinante è stato poter vedere i vari componenti della Cisitalia Porsche, macchina che il tecnico reggiano ha ricostruito su indicazioni della stessa Porsche. Il suo è stato un lavoro di alta ingegneria meccanica, visto che il motore è un 12 cilindri boxer, che era ancora in attesa di venire assemblato al pari della trasmissione e di tutti gli altri organi. La ricostruzione non si è limitata al motore, ma ha interessato anche la carrozzeria e i vari componenti. La lavorazione richiesta per far passare l'albero di trasmissione sotto il sedile di guida è un'ulteriore prova di quale sia stato l'impegno per realizzarlo e la perizia per farlo. Come dimostrano queste immagini, gli impegni professionali di Torelli spaziano su tutto quanto riguarda il motorismo storico. È un'affermazione che trova conferma nelle altre vetture e nelle altre moto in attesa di restauro, che, spazio tiranno, vediamo assieme ad alcuni mezzi della sua collezione. Alla Transborger, la rievocazione di motocross rivolta ai piloti del passato, ma in sella alle moto di oggi. È difficile non pensare a quelle classiche frasi del tipo «la classe non è acqua, un campione lo è per sempre» o altre sulla stessa falsariga per dire che chi era bravo, più bravo degli altri, lo resta, anche se sono passati gli anni, in qualche caso anche più di 40. Sono cambiate le moto e le piste e soprattutto in uno sport che richiede un notevole impegno fisico, con il crescere dell'età le reazioni sono ben diverse rispetto a quando si è giovani.
Ma parlando di una evocazione che si rivolge a campioni o comunque a piloti che il casco al chiodo l'hanno appeso da parecchi anni, e in molti casi la moto da cross tornano ad usarla solo in occasione di questo appuntamento, è indubbio che un ruolo importante lo giochino anche la preparazione e l'allenamento. La formula è quella ormai collaudata nel tempo di una manifestazione che nasce e si concretizza unicamente per la passione e la volontà di alcuni appassionati di riprendere quello che a partire dagli anni 70 era il classico appuntamento agonistico di fine stagione, ben coadiuvata dall'amministrazione comunale di Borgaro. Anche se questo è un revival, l'aspetto corsaiolo non è stato dimenticato. E come si potrebbe, quando tra gli iscritti ci sono molti dei protagonisti della scena crossistica internazionale del passato, dai numerosi campioni del mondo ai loro rivali più tenaci. A rendere la Trasborga una festa davvero speciale per tutti gli appassionati, oltre che per gli stessi ex piloti e la nutrita presenza americana, guidata nelle località alle porte di Torino dall'ex campione del mondo della classe 500 Brad Lackey, che però con la moto ha chiuso definitivamente e per l'occasione veste i panni del team manager, e dall'ex iridato della 250 Danny Laporte, che invece scende ancora in pista. Assieme al gruppo a stelle e strisce, questa volta la pattuglia degli ex di grande prestigio si è arricchita del finlandese Pekka Vekonen, il primo pilota a vincere il titolo iridato in sella ad una moto italiana, quando nel 1985 con la Cagiva si aggiudicò il mondiale della classe 125. La presenza dei piloti a stelle e strisce contribuisce a rendere ancora più esaltante lo spettacolo, e lo stesso vale per quelli di scuola americana come l'olandese Pierre Kasmaker, che vediamo assieme alla 16 volte tricolore Emilio Storero. Kasmaker è stato tra i primi europei ad andare a correre negli Stati Uniti, quando il motocross era ancora una disciplina agli albori, ed è tornato in Europa in occasione del tour celebrativo per il 50° anniversario della Yamaha, di cui è stato uno degli esponenti più rappresentativi. Che cosa sia per gli americani la Trasborgaro lo dicono le classifiche. Infatti la manifestazione prevede 4 gare in 2 prove ciascuna. Una è la Coppa Famiglia, ovvero una sfida a squadre formata da padri e figli o comunque da un pilota più giovane o uno più anziano. Anche gli americani tengono famiglia, ma per fortuna rimane a casa. Così c'è spazio anche per i nostri, con il 2 volte iridato Alex Puzzer, che coadiuvato dal cugino riesce ad avere la meglio sulla famiglia Filippers, con il padre Frank e il figlio Danny, lo specialista dell'enduro, e non l'ex campione del mondo David, schierato in un'altra squadra, e su quella di Christian e Marco Ravaglia. Le altre 3 gare suddividono i piloti in relazione agli anni del loro impegno agonistico. Nelle 2 manche degli anni 70 non ci sono problemi per l'americano Brock Glover, primo in entrambe le prove, con al secondo posto il connazionale Laporte e al terzo l'ex Fiamme Oro Pietro Micheli, davanti all'altro americano Chuck Sun. Negli anni 80 M-Plane per la new entry Jeff Matijevic, con al secondo e terzo posto Vincenzo Bosi e Massimo Contini, capaci di ottimizzare la regolarità dei piazzamenti ottenuti nelle 2 prove. Hanno parlato solo straniero agli anni 90, con 2 batterie da risultato simile. Primo l'americano Robbie Reinhardt, secondo lo svedese Brian Jorgensen e terzo l'altro americano Jeff Stanton. Ordine d'arrivo che equivale a quello assoluto. Ai piloti italiani non è rimasto che il 5° posto di Christian Ravaglia, il 6° di Alex Puzzar e uno stupendo 7° di Andrea Dovizioso. Un risultato che, parlando di motocross e del suo impegno nel moto mondiale, oltre a dimostrare di che parte è fatto, ribadisce quanto detto all'inizio sul significato di essere un campione. Il panorama editoriale del motorismo storico si è arricchito del volume Sunbeam, un raggio di sole lungo un secolo, di Mario Antonini, che l'autore ha presentato in occasione di Automoto Retro a Torino. Il libro, edito dalla libreria dell'Automoto Club Storico Italiano, traccia la storia del marchio nelle sue molteplici applicazioni, dalle biciclette alle moto, dagli aeroplani alle automobili, diventando il primo esempio di un vero e proprio vademecum per conoscere un marchio capace di conquistare tale tanta fama in ciascun settore a cui si è dedicato da far nascere una diffusa letteratura specifica per ciascuno di essi, ma senza un'opera, prima di questa, in grado di offrire un quadro d'insieme completo. È lo stesso autore a spiegarci che cosa l'ho spinto a scrivere questo libro. Sono il presidente del registro italiano Sunbeam. E lo statuto all'articolo 4 dice che praticamente tra i compiti dell'associazione è quella del riferimento e della divulgazione di notizie relative alle Sunbeam. Perché un libro sulla Sunbeam? È una bella domanda effettivamente, perché
È una specie di dinosauro o di un mostro di Loch Ness che si immerge e sparisce per decenni e poi riemerge con delle eccellenze, tipo per esempio la vettura di caccia al ladro, oppure la prima automobile di James Bond è stata una Sunbeam Alpine. La Sunbeam è forse più famosa per le moto che per le auto, questo le ha creato difficoltà? La bibliografia, soprattutto quella anglosassone, si riferisce in maniera compiuta, rimanendo nell'ambito vetture, soltanto sulla Supreme Car, cioè la vettura eccellente, cioè quella prodotta fino al 35 grosso modo, prima che venisse inglobata nell'arcipelago dei fratelli Roots. E da allora la necessità appunto di ricostruire, di rintrecciare le vicende contemporanee con questo filone storico, e quello è stato la cosa difficile. Certo, le motociclette fanno la parte da padrone, nel senso che anche la pubblicistica sulle motociclette è molto più completa, nel senso che ci sono libri che partono dall'inizio e arrivano fino alla fine, insomma, quindi per le auto no, non c'era. Avendo colmato un vuoto editoriale a livello mondiale, ci sarà anche l'edizione in lingua inglese? Sì, l'avevo anche proposto, effettivamente. E certo, è una bella sfida, indubbiamente, andare dai padroni di casa e farsi fare bucce da loro, però penso che ci arriveremo. In caso contrario? Oppure fargli imparare l'italiano. Sarebbe pur sempre un'alternativa plausibile. Alla mostra delle moto, delle aziende scomparse dal mercato della scorsa edizione di All Time Show è stata esposta anche la Bianchi 350 GP, con cui nel 1963-64 ha corso Remo Venturi. La contemporanea presenza alla rassegna forlivese del due volte vicecampione del mondo della classe regina e vincitore della Milano-Taranto del Motogiro, solo per ricordare alcuni dei suoi tanti risultati, fa sorgere il dubbio che il pilota spoletino sia venuto Forlì proprio per questo. Ho venuto perché con molto piacere e ringraziamento tutti gli anni mi invitano qui il Velocifero, però sapendo che c'è anche la Bianchi, non solo la Bianchi, questa è una moto 350 fatta proprio su misura per me. Il signor Lino Tondi, il tecnico, mi aveva preparato un manichino, mi ha messo sopra un manichino e ha costruito questa moto proprio su misura per me, come tutte le cose che io volevo. Ecco, io non ho parole, perciò io tutta la storia mia, questa è l'unica moto che ci ho avuto la grande soddisfazione di avere, diciamo, costruita sotto il mio sedere. Ecco. E nonostante la Bianchi fosse ormai in procinto di sospendere la sua attività, il rapporto di reciproca stima e fiducia tra Venturi e il tecnico Lino Tonti dà ottimi risultati agonistici, come conferma la foto esposta vicino alla moto, che ritrae Venturi davanti a Mike Haywood a Cesenatico, un episodio che sveglia in Venturi antichi ricordi. 9 marzo del 64, la prima prova di campionato italiano internazionale a Modena, lui purtroppo mi ha fatto uno sgarbo, perché lottavamo io e Elwood, tutti gli altri corridori li avevamo lasciati, tra i quali lui correva con la MV 4 cilindri, Mendogni. Dopo un po' di giri è successo che Elwood ha fatto una scivolata, io sono rimasto in destra e andavo oramai per la vittoria. Dopo un po' lui è ripartito e mi si è messo davanti a darmi fastidio per far rientrare Mendogni. Sì, Mendogni è rientrato, tra i quali io ho dovuto cominciare a rilottare con Mendogni. Però che è successo? Che dai box sono messi nel traguardo, l'hanno fermato e lui è scappato, è andato via e lì è finito. Però questa è la gara che dopo è la prima gara che ci siamo rincontrati, ho detto dico oggi o per me o per lui, infatti è l'unica gara che io posso dire che ho messo tutto, e dal primo giro all'ultimo non l'ho mai lasciato in pace, ogni frenata io stavo davanti a lui, siccome c'è Senato che c'è un rettilineo molto lungo, nell'ultima frenata dell'ultimo giro del traguardo non sono riuscito a sorpassarlo perché c'era un doppiato, allora lui ha girato prima di me, io dietro e siamo arrivati in volata e ha vinto lui. Però posso dire solo questo, che lui sul podio mi ha preso la mano e me l'ha alzata dove si è congratulato con me e io mi è svanito il veleno che c'avevo contro di lui. E per la storia, nel 64, nonostante la rivalità con Haywood, non in corsa per il titolo italiano,
Venturi con la Bianchi 500 vince l'ultimo dei suoi 5 titoli tricolore. E su queste immagini si chiude la puntata. Nel darvi l'appuntamento alla prossima, vi ricordiamo il nostro indirizzo www.epocachestoria.it per poter rivedere tutte le puntate trasmesse, per poterci informare sulle vostre iniziative ed essere sempre aggiornati su quanto avviene nel mondo del motorismo storico.